scusi l'italiano, cercherò. Però secondo me, la mia esperienza, c'è molto sulla business manageriale, ma io vedo poco ancora sulla cultura manageriale. Anzi, devo dire che più aumenta la complessità e più io vedo che il manager cerca a controllare e in qualche maniera a guidare questa complessità attraverso le micromanagement, attraverso i targets, attraverso un sistema burocratico e amministrativo. E questo è inutile, perché questa complessità in cui andiamo di fronte non è controllabile, perché è assolutamente fuori controllo. Allora io chiedo, è possibile, e io ho un dubbio, che la cultura manageriale, cioè il sistema manageriale, può adeguarsi alle nuove realtà. Una nuova realtà che per la complessità richiede che noi managers dobbiamo lasciare andare. We must let go. Perché la complessità è tale che dobbiamo utilizzare tutta la creatività, tutta l'innovazione, tutta la capacità e distribuirlo nel sistema, dove le persone possono, su un processo di imparare continuamente attraverso l'esperimentazione nel sbagliare, a essere capace collettivamente a trovare la soluzione e portarla avanti. Allora, il mio problema, sinceramente, con la cultura del management è che, non lo so, il management è talmente un prodotto del XXI secolo, quando si poteva controllare, che non so se possa fare questo salto, fuori che una cosa. E questa cosa, secondo me, è che ogni manager deve prima di tutto fare un grosso lavoro su se stesso. Cioè per me, e questo è faticosissimo, il manager deve andare a trovarsi dentro un viaggio al suo interiore verso una nuova consciousness. E cosa significa dire che lui o lei deve andare verso questa nuova consciousness? Prima di tutto deve interiorizzare il fatto che non è più una questione di io, perché nel piramide, quando arrivi a essere manager, tu sei una persona grossa, importante, allora diventi vittima del status e diventi vittima del tuo successo e diventi io e tu controlli. Invece non possiamo più fare così. Allora l'unica cosa che possiamo fare è fare un viaggio interno a capire che dobbiamo interiorizzare questo fatto di andare del me, I, to we, us. Cioè capire che è finito che noi facciamo le cose alle persone o per le persone. Dobbiamo farle con le persone e alla fine dare a loro la capacità di fare le cose da soli. E secondo me questa è una cosa non facile, ma indispensabile se la cultura manageriale possa andare avanti. E se fai questo viaggio interiore, allora cominci a poter anche dare un appoggio alle cose necessarie nel XXI secolo. Il primo è di facilitare la diversità. Il design ha parlato delle diversità. Howard Gardner ha trovato che ci sono 10 intelligenze, ma noi diamo il premio solo a uno, quella logica matematica. Ma abbiamo quello visiva, quello della forma, del design, abbiamo quella kinestetica, del movimento, della danza. C'è questa bellissima storia di Ken Robinson che parla e dice che la mamma ha portato questa bambina al psicologo perché non fa bene a scuola, e lui ha detto vieni fuori con me signora, è andato fuori, ha acceso il radio e questa bambina ha cominciato a danzare dappertutto e ha girato alla mamma e ha detto no, lei non è stupida, è una danzatrice. E allora in questa complessità noi dobbiamo utilizzare tutte queste 10 intelligenze, sì quella logica, matematica e scientifica, ma anche quella visiva, anche quella kinestetica, anche quella emotiva,
quello che ci permette l'intelligenza che non hanno tutti, neanche alcuni l'hanno, di capire l'emozione degli altri. Quando noi lavoriamo insieme, questo diventa molto importante, di avere questa intelligenza emotiva e anche un'intelligenza su noi stessi e conoscere noi stessi. E allora cominciamo a offrire quella diversità che nutre la creatività e nutre l'innovazione. E forse anche quando abbiamo fatto un lavoro su noi stessi possiamo cominciare a pensare a promuovere un nuovo vocabolario più normativo. Adesso noi siamo soffocati di un vocabolario tutto tecnocratico, e productivity, and efficiency, and targets. È una cosa che perdi la voglia di vivere. Invece dovremmo avere delle nuove storie e delle nuove vocabolari che parla dell'amore, che parla di sharing, caring, collaborating. Perché questo è ispirazionale, questo è un aspiration, è l'ispirazione attraverso una nuova vocabolaria normativa ci permette a noi, e con cui lavoriamo, di nuovo essere più creativa. Ma forse anche dobbiamo pensare a dare molto più spazio alla non razionale, perché di nuovo la managerialità è andata nella tecnocrazia e nella la ratio. Ma in un mondo complesso non possiamo capirlo con il ratio, dobbiamo anche capire con tutti gli altri mezzi che abbiamo, quelli non razionali, la nostra intuizione, dei nostri sensi, della nostra intelligenza emotiva. Questi sono i nostri mezzi per capire, per innovare, per creare. E forse, e ultimo, c'ho un minuto, sono esausta, e qui è un po' ironico, forse dobbiamo anche cominciare come managers a pensare alle nuove qualità. Dobbiamo pensare a un nuovo rapporto con il tempo. Infatti, io penso che il mio amico qui parlerà del slow, cioè tutto quick, fast, efficiency. Però noi siamo umani esseri, non siamo le macchine. Dobbiamo cominciare a chiedere cosa significa essere umano, e significa essere umano è di avere un altro rapporto con il tempo, che è più su slow, dove noi possiamo saporire delle cose invece di consumare le cose. E forse dobbiamo anche pensare un'altra nuova qualità intorno al lavoro. Cioè abbiamo sentito dell'artigianità, o Richard Sennett, craftsmanship. Come si può parlare? Qual è l'estetica di parlare di un lavoro ben fatto? Che è tutto diverso di un lavoro che aggiunge o raggiunge un target. E forse dobbiamo anche pensare alla complessità. Cioè qual è la nuova qualità? Noi umani siamo complessi, non siamo semplici. Cosa significa? Qual è l'estetica? Quali sono le nuove qualità della complessità e dell'essere umano? Cioè queste cose, forse più sottile, ma secondo me sono cose assolutamente importanti se noi vogliamo riportare la nostra società intorno all'umano essere e non intorno al business.